Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Volevo portarvi per spezzare dai videini guida che sto facendo in questi giorni qualcosa di più succoso e sono stato accontentato. C'è molta eccitazione che circonda l'aggiunta dei raid e grazie ai data miner che esaminano il gioco sono usciti parecchi dettagli su ciò che il primo raid conterrà. Ciò che segue, ricordo, contiene spoiler, quindi non arrabbiatevi con me se per caso vi spoilerò qualcosa che non vi sta bene. Io vi ho avvisato. Il raid dovrebbe iniziare dall'aeroporto Ronald Reagan, o meglio ancora sul ponte di Arlington. Infatti, all'interno dei file che sono stati minati, si scopre che il punto di accesso a questa mappa è il ponte di Arlington, sull'isola omonima. Il raid, infatti, farà attraversare il ponte come primo step di inizio raid. Sono stati poi trovati tutti gli obiettivi, o comunque la maggior parte, che appariranno all'interno del raid, però non si sa quando questi obiettivi appariranno, quindi non si sa in realtà la sequenza esatta di questi obiettivi. Comunque, l'elenco è il seguente. Sopravvivi all'assalto del ponte, che plausibilmente è il primo step. Trovate le coordinate GPS rubate. Proteggi la gente con nome, col tuo team. Conferma l'uccisione del tenente, Renderzavous con la tua squadra. Sinceramente non riesco a dire questo nome. Ok. Sopravvivi all'attacco di blackout, trova il codice di attivazione, estrai la tua squadra in sicurezza, dividi le squadre e affianca il bersaglio, ferma il convoglio per lasciare la pista, prendi i bombardieri da terra. Ci sono anche quattro obiettivi che sono stati leakati, che riguardano il raid. Il primo è inarrestabile, cioè attraversa il ponte in un'ora o meno. Le misure estreme, uccidi con le armi signature, il promemoria. Uccidi un qualsiasi dei cacciatori che ti hanno ucciso prima e Gone Baby Gone scappa dagli Interceptor in meno di 2 minuti. Come ultimissima cosa, sembra che a fine raid, una volta espugnato, si sblocchi una missione segreta chiamata Nighthawk, ma qui finisce ciò che sappiamo di questa missione. Plausibilmente è come quella in Destiny 2 in cui una volta terminato il raid si sblocca una missione che contiene spoiler per il proseguimento della storia, quindi sarà una missione segreta che poi condurrà ai successivi DLC o comunque a un ampliamento della storia. Tutti i leak fino ad ora scoperti sono questi, ovviamente dovremo aspettare, ma speriamo in realtà che ne scoprano degli altri, l'uscita della DLC, anche se non sappiamo per il momento ancora una data di uscita e di rilascio. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile e di avervi svelato qualcosa in più per quanto riguarda il raid e noi ci vediamo al prossimo video. GG a tutti quanti!